Ben ritrovati cari amici, siamo, o meglio sono in pre-registrazione parlando di Formula 1, ma prima reduci dalla domenica, diciamo, connazionale italiana, veramente extra, super straordinaria per il tennis con la vittoria dell'Elite ATP Finals da parte di Jannik Sinner a Torino, primo italiano in assoluto a vincere questa manifestazione in attesa di quanto più o meno si è detto di un rinnovo della stessa. Si presume sempre lì a Torino, ma si attendono ulteriori novità sulle location fino al 2030, sempre in Italia, dopo appunto l'annuncio post finalissima di ieri sera. Ma prima della finale dell'Elite Finals abbiamo avuto Pecco Bagnaia che, seppur di 10 punti, ha mancato l'occasione della vittoria del titolo in MotoGP, concedendo la stessa a Jorge Martin, detto Martinator. Ovviamente, certo, per Pecco, forse magari la grande differenza l'ha fatta qualche piccolo errore di troppo rispetto a Jorge Martin, magari qualche zero di troppo rispetto all'Iberico, che torna quindi tra i connazionali spagnoli a vincere un massimo titolo mondiale nella classe regina dei motori. Infine, poi si è conclusa la serata ieri, purtroppo, con la sconfitta per 3-1 dell'Italia di calcio contro la Francia a San Siro, ciò che non ci ha permesso di arrivare primi nel girone e quindi ci attenderà comunque un'avversaria tosta ai quarti di finale di Nations. Finita, diciamo, l'anteprima. Parliamo appunto di Formula 1, dove mancano praticamente 3 weekend al termine del mondiale delle 4 ruote 2024. Il primo vedrà protagonista il circuito di Las Vegas negli States in America. Quindi fine settimana 22-24 novembre, qualifiche e anche la gara alle 7, ovviamente qualifica al sabato alle 7 di mattina, lì sarà praticamente notte fonda a Las Vegas, stessa cosa per la gara domenica mattina per noi. Detto questo, diamo prima della chiusura del video. Innanzitutto volevo dire, leggendo prima di questa pre-registrazione della riconferma fino al 2031 del circuito cittadino di Monte Carlo e poi dell'esposizione della novità freschissima, la O2 Arena. A metà febbraio la presentazione di tutte le monoposto appunto di Formula 1 e sempre prima qui di registrare leggevo di Hamilton che forse non potrebbe già debuttare per i test di Abu Dhabi nell'ultimo weekend del mondiale, perché sembra che la Mercedes non abbia dato l'ok per questa cosa. Ma tornando un attimino agli altri appuntamenti, oltre appunto a Las Vegas, avremo Qatar 29 e 1 dicembre, 6-8 dicembre a Abu Dhabi. Quindi, graduatorie, piloti e team. Nei piloti abbiamo Verstappen, Red Bull, primo a 393 punti,
praticamente quasi aritmeticamente campione, o diciamo aritmeticamente. Norris secondo a 331 punti, Leclerc insegue sperando di trovare un secondo posto per il Monegasco a 307 punti, Piastri della McLaren a 262,4, quinto e Sainz alla Ferrari a 244. Sainz che ricordiamo lascerà la rossa di Maranello per accasarsi in Williams. Per quanto concerne i team, la McLaren è prima a 593 punti, seconda insegue la Ferrari a 557, terza la Red Bull a 544, quarta la Mercedes a 382, quinta la Aston Martin a 86. Quindi diciamo che nei piloti speriamo si possa realizzare al termine di queste tre gare un secondo posto per Leclerc e la Ferrari, magari forse il primo posto team è un po' difficile, però diciamo non impossibile, tutto sta nell'approccio di queste ultime tre gare, il famoso ultimo trittico stagionale decisivo. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, ricordo inoltre che questo fine settimana ritorneranno i principali campionati di calcio europei, mentre per esempio invece per la pallacanestro spazio alle nazionali, qualificazioni credo per l'europeo dovrebbe essere. Però come sappiamo comunque, diciamo, per esempio le squadre di Eurolega giocano comunque anche se c'è la pausa delle nazionali. Sono anni, diciamo, che c'è, diciamo, un conflitto su questa cosa, però come si dice alla fine per ora non c'è risoluzione, anche perché vabbè, va detto che l'Eurolega è una stagione lunghissima. Bene, ci vediamo alla prossima, ciao!